Ehi, mongolo, passami subito al sindaco! Stavi dicendo? Porco can sei tu! In carne e ossa! Non c'è tempo per dire carne e ossa! Lignano ora, ma le bombe e Lignano, boom! Ho visto anche io il notiziario, lei non si preoccupi! Ma cosa? Ma io sono di Portogruaro, dici che la bomba mi prende anche me? Beh, considerando che si tratta di due bombe nucleari e che ha appena cominciato a soffiare una leggera brezza, direi che ci sono buone probabilità che arrivi anche da lei! Ma che sfiga! Buonasera. Sandro. Sì, salve, dica. Sandro. Io non sono Sandro, sono un operaio di Sandro. Vi faccio passare da proprietari. Pronto? Sandro. No, sono la Rosanna, buonasera. Cosa hai preparato per questa finale di MasterChef? Non ho capito. Cosa hai preparato per questa finale di MasterChef? Io non ho preparato niente perché noi non siamo MasterChef. È una cagata. Ma io non ce l'ho la cucina di MasterChef. Ora saprai se potrai continuare questa competizione. Ma tesoro, io sono ristorante fra da Sandro. Dego Sandro, tu devi darci il grembiule. Ma io non ce l'ho il grembiule di MasterChef. Perché te ne diamo uno nuovo. Ho capito, ma io vecchi da dartene non ce n'ho. Come regalo d'addio da portarti a casa. Va bene, portami il regalo di addio. Scusami, ma chi sei? Perché ti portiamo a Las Vegas in finale. Ma voi siete matti? Io sono la Rosanna del ristorante. Tu stai sbagliando. Dego non... Sandro. Vabbè, guarda, tieni. Lascia un po' te, va. Pronto? Sandro. Sì, buonasera, mi dica. Dego Sandro, tu devi darci il grembiule. Che grembiule ti devo dare, scusa? Se mi porta alla Las Vegas. Ma scusi, porti pazienza, lei non ha nessuno che pigliare per il culo, sta chiamando qui a disturbare la gente che sta lavorando o non Dego diciamo... Sandro, tu devi darci il grembiule. Ah, ho capito. Va bene, vieni a prenderti questo grembiule. Non ti permettere di chiamare un'altra volta, eh? Vedi come te lo dico. Pronto? Ah, ciao, Gohan! Pronto? Chi è? Cosa? Chi sei? Sento un'aura malvagia avvicinarsi alla Terra. Ma chi vuoi, scusami? Laura non c'è, è andata via. Laura non c'è, è morta Laura. Ma è strabiliante! Ma tu chi sei? Sei un marocchino? Ma è mostruoso! Ma scusami, ma lei a chi cerca? Qua è casa c***o! Devo allenarmi con Crelli per sconfiggere Jigen. Io non ti capisco, quindi non so che cosa dice. Fidati di me, Gohan! Io non ti capisco, quindi non so che cosa vuoi, quindi non chiamare più. Va bene, faccio un salto. Chi è lei, scusa? Freezer davvero è strabiliante! Ma che sei? Che cazzo sei? Laura non c'è, è andata via. Ma cosa vuoi? Laura non c'è, Laura è morta un mese fa. E ti pareva, lo sapevo, ma che schifo! E allora cosa vuoi, Bafangol, tu è che sei? C'hai un chiamarcio. Pronto? Pronto chi rompe? Chi è che rompe? Sindaco di Lignano P. Oddio mio, il sindaco di Lignano è... chi è? Siamo in grande pericolo, fratello, dobbiamo collaborare. Senta, vedo un po' qualcuno competente, se lo aiuterà. Come sindaco ti dichiaro la mia gratitudine. Beh, il sindaco di Lignano a me non mi interessa, non lo conosco. L'erba la porti? Sì, e lei porta la capretta. Arrivederci. Non si preoccupi, la telefonata è criptata. Ma va, sarà pigliante il culo, cammina. È in regola col bilancio. Ma che cazzo vai cercando? Occuparti, figliolo, fino a quando sarò sindaco sabbia d'oro is untouchable. Va, sarà pigliante il culo. Ah, lascia perdere che non sai, faccio io, ciao.